onesti. E allora ci siamo. Due minuti e poco più. Sapremo la verità di questo 139esimo derby italiano del galoppo. Partiti i partecipanti dell'edizione 2022. Subito veloce al comando, Frozen Day, come accaduto nel Botticelli. Open Skies, il tedesco si è posizionato subito sulla sua tre quarti. La terza posizione è quella occupata da Emperor of Love, che precede Lord Sakai. Al suo esterno galoppa Vecello. Dietro a questi la figura di Don Chicco, Ardacan, che si è posizionato lungo la corda in settima posizione. Poi troviamo la figura anche di Tramaglino, anticipato da Arrival. Tempesti si è sistemato sulla schiena proprio di Tramaglino. Dietro a questi ancora Lohengrin, poi con la giubba nera e gialla Gold Tango. All'esterno con la giubba amaranto Chelsea Gardens. In penultima posizione il grande Black, che poi lascia in coda anche Di Lido. Si procede così con i cavalli che hanno affrontato quasi completamente la retta opposta. Nessun cambiamento di rilievo, posizioni cristallizzate. Sempre Frozen Day a condurre nei confronti di Emperor of Love ed Open Skies al suo esterno. Arrival in quarta posizione, in quinta c'è il favorito Ardacan, a precedere Vecello, Don Chicco, Lord Sakai, il grande Black, Tramaglino, poi Tempesti, dietro a questi Chelsea Gardens ed ancora Lohengrin, Gold Tango ed in coda a tutti Di Lido. Siamo addirittura d'arrivo, 800 fino a casa, con Frozen Day ancora in vantaggio. All'esterno si presenta subito la minaccia di Open Skies. Emperor of Love, che ha trovato un ottimo varco all'interno. Ardacan, che ha accompagnato tutto questo alle intersezioni delle piste. 600 fino a casa con Tempesti, che si avvicina per corsie esterne. Ci prova anche all'interno Don Chicco. Quando siamo a 500 dal traguardo, ha chiamato a palo lontano Tempesti, che a 400 dal traguardo è in vantaggio nei confronti di Ardacan. All'interno c'è ancora Frozen Day, in quarta posizione Emperor of Love, si avvicina al paletto dei 200 con ancora Tempesti in vantaggio nei confronti di Ardacan, che di dentro prova la resistenza, il duello della vigilia che si concretizza, di fuori Tempesti, di dentro Ardacan. Ardacan che vince il derby italiano nei confronti di Tempesti, fulminato sul traguardo. Sì, veloce, perché Clement Lecoeuvre dovrà fare il peso. It was a huge performance. What do you think about? Yes, it's a fantastic performance. The second passes at 600 meters from the finish, and he go again to win the race. And he's a grand champion. It's physical, very strong, Ardacan, in difference respect Tempesti. Yes, he's really strong for finish. He's really nice to be on today and to win the Italian Derby. Congratulations, liberiamo Clement Lecoeuvre, ovviamente ha parlato. Allora, siamo sempre aperti per il campo, spero. Eccoci. Allora, Franca Vittadini, ovviamente rappresentavi un popolo, si può dire. Ci siamo andati vicini, mi permetto di dire ci siamo, coinvolgendomi, ma insomma, grande onore per Tempesti. Ma è una corsa stupenda. Quello che mi ha veramente emozionato è stato il boato del pubblico quando ha detto Tempesti passa. È stata una cosa veramente incredibile. Ci siamo battuti molto, molto coraggiosamente. E siamo il miglior cavallo d'Italia. Purtroppo Ardacan è stato mezza lunghezza meglio. Beh, è andato forte Ardacan risolvendo di dentro, ma anche fisicamente è un armadio rispetto magari a Tempesti. Anche forse fisicamente l'ha risolto. Tempesti è un levriero. Questo qui è molto, molto più forte. Congratulazioni Franca, congratulazioni per tutto il vostro lavoro e tutto quello che state facendo per l'Ippica Italiana, e i complimenti vanno estesi anche a Riccardo Santini, che non vedo, al quale volevo fare un paio di domande, e chiaramente i colori sono quelli leggendari. Allora, in compagnia di Riccardo Santini, una cosa positiva è che la pressione è finita, diciamo, da quel punto di vista. No, non ce n'era pressione, perché il cavallo... Io ero veramente consapevole di quello che andava a fare. E peccato, l'unico cavallo che aveva l'opportunità di poterci battere si è battuto. È andata così.
Senti, Franca ci ha parlato del boato della folla quando tempesti. È stato emozionante sentire, ma anche in precedenza, nell'ippodromo, il tifo, sentire la gente vicina è stata veramente una cosa emozionante, piacevole, e ti faceva sentire anche la pressione e l'onere di dover fare una cosa del genere. Ma ero veramente molto tranquillo di una buona performance del cavallo, e l'ha dimostrato, perché il terzo è lontano, per cui poi il se, il ma, si doveva far così, era meglio, abbiamo perso, peccato. Ne parleremo a bocce ferme, godiamoci comunque questo buon risultato e complimenti a Riccardo Santini. Ce n'è per il winning jockey, e allora chi meglio di Andrea De Cortes, detto Aceto, che consegna la coppa a Clément Lecoeuvre. Adesso Massimo Antoniacci che consegna la coppa della Ippogruppo Capannelle ancora una volta al fantino vincitore Clément Lecoeuvre. Bravo Clément. Poi? Basta, abbiamo finito? Ok. C'è anche un cappello italiano omaggiato dal brand The Hatter Club, cappelli made in Italy, e a consegnarlo Teresa Nicolazzi, lo riceve Holger Faust. Ci sta anche bene, devo dire la verità. Clément, stile Clint Eastwood. Ma c'è anche la foto offerta dalla Ippogruppo Roma Capannelle, l'istantanea, la vittoria di Ardacan, riceve Holger Faust. Da sottolineare che ancora una volta c'era l'action cam sul casco del vincitore del derby, e quindi ricevono Holger, Clément e anche il sottosegretario onorevole Battistoni, che viene omaggiato dalla foto del derby, l'istantanea sul traguardo. Ci fa piacere.